Domani, 6 aprile 2020, sarà il giorno del mio 35esimo compleanno, ma sarà anche il compleanno di una rockstar del Rinascimento. Uno di quelli che oggi definiamo belli impossibili, morto in giovane età, è divenuto un idolo ed esempio da seguire, tanto da essere paragonato a un Cristo. Di chi stiamo parlando? Di Raffaello Sanzio, ovviamente, l'urbinate che nella sua breve ma intensa carriera riuscì a farsi commissionare tra le più importanti opere architettoniche e artistiche in Vaticano. Gentile, affabile, di bell'aspetto e incredibilmente talentuoso. Riuscì a farsi amare e morì per troppo amore, come ci racconta Giorgio Vasari nelle Vite. Morì di Venerdì Santo, alle ore 3 del mattino, all'età di 37 anni, nel 6 aprile 1520, esattamente 500 anni fa. Probabilmente il 6 aprile coincide anche con la data di nascita di Raffaello, nel 1483, ma su questo abbiamo ancora pareri discordanti. Quello di cui sono sicura è di voler rendere omaggio a questo grande artista e chiedo a tutti voi un contributo. Per il mio compleanno vorrei che tutti condividessero su internet, sui social, su Facebook, Instagram, il canale che preferite, un contributo, un'immagine, un video, una frase da voi creata o anche semplicemente presa dal web utilizzando questo hashtag Raffaello a colazione. Io personalmente ho scelto la mia opera preferita di Raffaello, che è la Madonna della Seggiola, un tondo che si trova a Palazzo Pitti, a Firenze, realizzato attorno al 1513. È una Madonna inusuale, per questo mi è tanto cara. Non è una Vergine seduta in trono, bensì su una normale sedia. E non veste da Regina dei Cieli col suo manto blu regale, bensì da Donna del Popolo. Lei abbraccia amorevolmente il suo bambino, e il suo sguardo è talmente dolce da essere disarmante. Con questo è tutto, vi saluto e vi mando un bacio da Musica e Colazione. Ciao!